Sono Laura Antichi, vi propongo StoryTop per creare delle semplici storie, delle storytelling, e è molto semplice crearle. Con il drag and drop si possono infatti aggiungere clip art per illustrare la propria storia, si possono aggiungere dei testi, delle caselle di dialogo, sfondi, personaggi, animali, robot, attività, piante, rettili, edifici, eccetera, eccetera. E non è indispensabile creare un proprio account per inventare queste storie e per condividerle con i compagni. Esiste un'estensione interessante di Chrome e anche un'applicazione di Chrome. Si tratta, per quanto riguarda l'estensione di StoryTop, StoryMaker, e per quanto riguarda la app StoryTop, StoryCreator. Molto interessante da proporre per creare dei brevi racconti di input, ad esempio nel momento preparatorio di un'attività, nel laboratorio di classe e a conclusione di un'unità di apprendimento per riassumere i risultati ottenuti. Vado in Create, io ho una story e scelgo un background. Scelgo people, dei personaggi. Scelgo questo, ad esempio. Lo posso, come vedete, spostare, ingrandire o impicciolire. Ne scelgo un altro, scelgo questo, con il drag and drop. Anche questo. Poi faccio rispondere dall'altro personaggio. Benvenuto, qui posso, vedete la casella, sempre rimpicciolirla, ingrandirla. Benvenuto. Adesso voglio creare un'altra pagina e mi chiederà di salvare questa pagina e di mettere un titolo, enter, story title, metto Pitagora. Ok. Pitagora e la sua storia. Faccio submit e mi darà il link, come vedete, che mi permetterà di condividere questo lavoro con compagni o altri per visualizzare la storia. Ok. Ora rimetto il personaggio Pitagora, persone, people. Ecco, lo ingrandisco un po', metto una casella di testo,
posso, vedete, allungarla in questo caso, posso scrivere sono quello che ha l'ossessione dei numeri. Posso creare altre pagine, intanto save, salvo. Posso alla fine, quando ho finito, share, condividere la mia storia, mi dà il link di condivisione. Come vedete, questa è la storia che ho condiviso con i miei compagni. Buonasera.